Il sole si è trasformato in una palla gigante. I suoi raggi fotonici ci uccideranno nel corso dei prossimi 3 giorni. Bruceranno ogni forma di vita. La terra diventerà ghiaia e l'acqua evaporerà completamente. L'unica via di fuga è il sottosuolo. Dobbiamo nasconderci sotto terra e prepararci a restare lì per il resto della nostra vita. Alex, corri! Vieni! Scappa! In acqua! In acqua! Salvo! Allora, ragazzi, è finita! È proprio finita, eh! Questo bel mondo è andato al baretto! Non c'è più niente da fare! Ma come è andato al baretto? Che facciamo? Vedete quella palla gigantesca che è da quella parte? Quello è il sole! È 10, oddio, ma che è successo? 20 volte la dimensione normale, purtroppo. Anche più, secondo me, allora 50 volte! Brucerà qualsiasi creatura che c'è viva sulla faccia della terra! Ecco perché prendevo fuoco! Vedete? Attento, l'unica salvezza che abbiamo a questo momento, niente si salverà, né pecore, né erba, né alberi, nulla, nessuna forma di vita. Ben presto il mondo diventerà un deserto. Ma allora come facciamo? Quindi, l'unica cosa che possiamo fare è scavare alberi. Subito dobbiamo raccogliere non solo il legno, ma anche i sapling. Mettetevi. E come facciamo a ripararci poi? Starete sotto le chiome finché durano, e altrimenti c'è bisogna l'acqua. Bisogna fare attenzione però. Ok, va bene, io provo. Ok, tutti, dobbiamo provare tutti. E ci serve soprattutto da prendere i sapling. Mi raccomando, non morite. Ricordatevi che qui c'è l'acqua. Semi e sapling. Tutto. Ricordatevi anche che ben presto non potremo rimanere più qua fuori, anche stando sotto gli alberi. Quindi dovremo scendere sotto nelle profondità della terra. State pronti. Ma è l'apocalisse. Praticamente sì, però non vi preoccupate. Ah, che male! Sott'acqua, vieni qui in acqua, corri in acqua, non bruciate, non bruciate perché morite come degli scemi. È letale, ragazzi, il sole. Io ho l'acqua vicino, non vi preoccupate. Ok, io purtroppo non ho tantissimo, ho preso il legno che potevo prendere, mi sono fatto una cetta. Io ne ho poco, te lo do subito. No, paesini. No, pensate a voi stessi però, cercate, pensate a voi. Cercate di prendere i sapling il prima possibile perché vanno a fuoco. Gli oggetti vanno a fuoco anche loro, quindi prendete no, anche i sapling. È una cosa letale, ragazzi. Ma è una cosa estrema questa qua. Di brutto. Per il momento non abbiamo roba di legno, ma va bene. Cioè, abbiamo solo roba di legno, ma va bene così. Ci arrangeremo. L'acqua sottoterra si trova, quindi su questo siamo abbastanza protetti. Saltiamo di albero in albero e cerchiamo di. Mamma mia, è difficile. Quanti sapling abbiamo? Attento, Ryan, attento. Raga, io di sapling per ora non ne ho neanche uno, eh. Non so io voi. Ne ho preso uno. Io ne ho due. Ne ho uno anche io adesso. Scavo un po' di foglie, vediamo se ne troviamo qualcun altro. Calmiamoci, però, va tutto bene. Non. Scusate, anzi, se vi ho messo troppo in allarme. Perché effettivamente sì, è vero, il mondo sta terminando. Siamo sotto pressione. Però noi ce la possiamo fare. Dobbiamo andare a vivere sottoterra. Ma sarà bello, eh. Sottoterra ci sono un sacco di cose. Ma sei sicuro? Sì, voi vedrete, eh. Non è un sottoterra normale. Io di sapling ne ho due. Bene, anche io ne ho altri due. Non è tantissimo, però ci bastano. Io ho preso dei semi. Va a fuoco tutto proprio, aiuto. Qualsiasi cosa, andrà sempre peggio. Purtroppo la vita a noi ci sta sempre andando a calare. Perché io più che prendo fuoco, da mangiare non ne abbiamo. Non è che riusciamo. Riusciremmo a prendere qualche carne, qualche seme. Qualche seme. Qualche lila. Ma sarebbe buono avere qualche animale. Gli animali, salvarli, fidati, è un casino, eh. È veramente un casino. E meno male che siamo sotto una montagna alta che un minimo ci ripara dal sole. Ma adesso è a picco, farà anche sicuramente più male. Quindi, no, raga, dobbiamo iniziare a andare. Dai, non ce la facciamo a passare. Come facciamo a trovare una soluzione? Allora, dobbiamo raccoglierci tutti quanti al laghetto. Adesso è impossibile andare in giro. Sto correndo. Prima ti dava 2 secondi prima di darti fuoco. Adesso che il sole è in alto, il sole è molto più alto. Dobbiamo aspettare la notte per uscire. Oppure no, non possiamo aspettare la notte. Dobbiamo scavare. Dobbiamo fare un percorso così per cercare di scendere piano piano sott'acqua. Aspetta, ti blocco l'acqua in modo che non ti esce. Aspetta. Però No, Anna, se fai così andiamo a fuoco. È peggio, esatto. Però ragazzi, il problema è un altro. Se noi adesso scendiamo, va bene, ok, siamo scesi, ma cosa abbiamo? Facciamo l'inventario. Io ho 2 sapling di spruce e basta, uno di terra. Possiamo prendere anche altra terra, ma quella io la troviamo. Io ho 2 semi, okay? E dei blocchi di legno. Io ho un seme e 2 sapling. Io ho 1 semi. Di spruce, 2 di oak e ho tantissimo legno. Ho fatto anch'io, magari ho tanto anche legno. Queste scalette così le possiamo usare per scendere. Va bene. Ok, di sapling non ne abbiamo tantissimi, però secondo me possiamo andare. Allora facciamo così, iniziamo a scavare e ci rifugiamo sotto per il momento. Poi proveremo a uscire durante la notte, ma fidatevi, anche durante la notte potrebbe essere rischioso perché il sole brucerà o magari tutto. Non troviamo neanche più niente. Esatto, potremmo trovare il deserto.
Addio mondo esterno, non ci rivedremo più per un bel pezzo, o almeno dovremmo per il momento. Dovremmo stare qui tipo tantissimo tempo. Allora, adesso io direi di adattare subito una zona di questa caverna bellissima, tra dovremmo l'altro. Dovremmo fare una base qui, ma è bellissima, bellissimo. È poco. Sì, io una caverna come roba. Questa non l'ho mai vista. Ovviamente, ve l'ho promesso, ve l'avevo promesso che ci sarebbero state delle cose particolari. Ci sono nuovi biomi sotterranei, ci sono muschi, licheni, funghi, ci sono nuovi minerali addirittura. Addirittura di là ne vedo alcuni e di là pure c'è roba strana. Ti prego, dimmi che possiamo iniziare ad esplorare, per favore. Aspettate, al tempo. Prima di tutto dobbiamo sistemare questo posto perché lo trasformeremo guarda, in una casetta. Guarda, questo è un vicolo cieco, quindi ottimo. Secondo me qui è al sicuro. Ottimo, ottimo. Prendo anche le rotaie perché se noi dobbiamo vivere sottoterra e io pensavo di far durare questa sopravvivenza, diciamo, a lungo, quindi mi farebbe piacere continuare. Ti prego, sì. Sarebbe molto bello, eh? Quindi, ovviamente aspettiamo di sapere se non siamo i soli a volerlo, ecco, se le voci nella mia testa desiderano la stessa cosa, ma in ogni caso secondo me è proprio sì, guarda che posto. Anche io lo penso, chiudiamo sempre bene qua sopra. Ecco, siamo lontani dalla luce del sole, però non è quello l'unico pericolo, ci sono comunque sempre i mostri in giro. Qui allarghiamo un altro pochino e dicevo, nel frattempo, ricordatevi che qua sotto c'è talmente tanta roba che noi avremo bisogno di rendere questo posto non solo sicuro, perché siamo sottoterra, quindi siamo al sicuro, ma anche funzionale. La terra sottoterra sarà il nostro mondo, quindi dovrà esserci tutto ciò di cui abbiamo bisogno, dalle coltivazioni. Faremo le coltivazioni, è vero, che bello. Tutto, qualsiasi cosa ci serve. I semi li abbiamo già, poi pian piano magari riusciremo a trovare anche qualcosa. L'acqua, dobbiamo trovare l'acqua. Esatto. L'acqua, hai ragione, l'acqua serve. Ok, così. Oh, guarda che di là ho visto una cassa. Vediamo se c'è qualcosa. Dove? Oh, che fortuna. Prova a vedere un po'. Che fortuna! Raga, di tutto! Zirconi! Davvero? Ametista! Kunzite! Non so neanche che cacchio è la kunzite! Cos'è la kunzite? Sembra roba rara! Un anello di alessandrite! Beh, questo è tuo, Alex! È la mia! Qui è mio! Ok, panini, una mela d'oro! Oh, anche dai! Quelli sono miei! Oh, dai! Siamo stati fortunati! Mi prendo anche la cassa che può servire! Le rende! Le prendo io? Sì, conviene sì. Andare a dare in giro un'occhiata, se magari ne troviamo altri. Aspetta, attenzione. Allora, questo posto però lo stiamo rovinando, secondo me. Non stiamo facendo un bel lavoro. Ricordatevi che noi siamo responsabili di come verrà questa base sotterranea. Dobbiamo anche rispettare la caverna, altrimenti ci mandano tutti i mostri, sai? Bravo. Queste sono leggende naniche. Come la decoriamo, allora? Allora, io per il momento la lascerei semi aperta così. Ok, magari vi do anche qualche istruzione così mi aiutate. Vorrei evitare di avere un miscuglio di materiali, perché sapete che io sono molto estetico, cioè mi piace. Sono d'accordo anch'io. Mi piace avere le cose belle intorno. Per questo voi non mi piacete tanto avervi intorno. Siete bruttini. Scusami. Bruttini. Siamo variegati. Secondo me è anche per quello che il sole ha deciso di bruciare qualsiasi essere vivente, perché ha visto voi. Ah, per colpa nostra. Sì, secondo me sì. Cioè, senza offesa. È una cosa molto cafona, detta da te. No, beh, io sono molto bello però, quindi cioè è giusto che lo dica io, no? Bello ma cafone. Però bello. Beh, ti intoni bene con tutto, diciamo. Vedi, davanti alla con pietra. Con questa caverna ti intoni imperfettamente. Sulle rotaie, guarda come mi intono. Poi è qui, proprio intonato. Vediamo un po', sulla crafting table. Super intonato. Sì, effettivamente. Fa vedere su Alex, fa vedere su Alex. Ti intoni? No. Ma anche un pochino. No, stona lui però, eh. Fa brava su di me? Vediamo? Sì, glorioso, intonato. Bene. Ah, sono contenta. Ma su Anna mi intono a mille. Anna! Mamma mia, intoniamoci tutti quanti nudi. No, cosa sta? Okay. No, cosa? Perché? È il sole, sopra ho preso troppo sole caldo. Ecco, mi ha preso un po' male. Guarda, abbiamo anche due crafting. Allora, io qua dentro metto tutto il legno che ho trovato. Allora, aspetta un attimo, io faccio due crafting table, così iniziamo subito a smeltare le cose, se abbiamo qualcosa, e poi dobbiamo subito pensare a una piccola coltivazione. Io la piccola coltivazione la farei, fatemi vedere. Possiamo fare qua che è un altro angolo cieco. È tantissimo cieco. Spazio. Non è proprio cieco, no, eh. No, non è cieco mai. Ci sono creature, eh. Aspetta che tappiamo. I ragni, bravo. Meglio non andare ancora. Loro stanno ragnandomi nelle orecchie, stupidi ragni infami che non mi piacciono mai, però ci sono anche loro. Siamo noi gli invasori oggi, in verità, eh. Dovremmo ringraziarli. Sì. Fermiamoci, guardate, secondo me per iniziare, proprio una prima coltivazione, proprio base, possiamo farla anche qui, giusto per avere due erbette abbiamo da mangiare. Abbiamo dell'acqua? No, ecco, questo è un problema, infatti. Io dobbiamo ho la recuperare. Terra, però. E quella ce l'ho anch'io. Ci vuole una missione. Allora, chi si sente coraggioso come un leone oggi? Oltre io a me. No. Io okay. Forse un po' sono coraggioso. Ok, no. Avete una spada, coraggiosi miei? Oh, spada, very sì. Nice. Allora, di là si sentono dei ragni, mi danno fastidio.
Ho capito già che cosa devo andare a fare. Dobbiamo andarli a punire. Ma quelli mi fanno una bua. Gli dobbiamo proprio rompere lo spawner, ok? Perché io vi giuro il rumore dei ragni nelle orecchie. Andiamo in missione tutti quanti. Non lo sopporto, mi girano le palle. State quando attenti, li sento. Attenti che sono velenosi questi, eh. Ok, Alex, vai dai ragni, io chi rompo lo spawner. Strategia. Vai, 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 vai. Attento. No, cosa fai? Cosa fai? Non devi scappare, no. Ti avvelenando. Ok, no, non funziona, non funziona. Male. Sono morti tutti, sono morti. Ma anche io, però non è un problema. Cavolo, mannaggia. Non è un problema perché si spawnano qua sotto. Alla grande, non mi rubare. Vai, gli averi. Prendi. Cosa ci stavi facendo? Tutto. Infame. Stavo scappando dai mostri. Dai, fregato il ladro, ti mandiamo sole. Ti mandiamo fuori al sole. Il resto della roba è lì dietro. Oh mio Dio. Ma stai volando? L'anello di Alex fa volare. Cioè non è di cosa? Alex. Cioè, quello di Alessandrite. Di Alessandrite, è buono. Cioè può essere usato. Avete rotto lo spawner che vi ho detto? No. Guarda perché... che è sopra, è sopra. Andiamo sopra allora, no? Qui? Tutti vai assieme però. Vai vai, andiamo. Rompete le ragnatele così possiamo vai, fare questa, i lettini. Saliamo. Bravissimo. Ok, aspetta che c'è una craniata qui un attimo. Che è sto materiale però? Qua c'è tipo cemento, che roba è questo? Aspetta che... Ma non lo conosco, cos'è? Esamino. Tuff, si chiama tuff. È tufo. Tufo, ah. Serve per fare le cose, le case. Ah, un materiale resistente quindi. Bene, bene. Dobbiamo trovare lo spawner. Di là c'è un bioma tutto verde, guardate, con dei muschi, bellissimo. Mi sa che è pericoloso, eh. C'è anche un ragno. Perché sto andando avanti io? Andate avanti via voi. Ma vado io. Dai, siamo noi coraggiosi, su. Io non qui tanto. Vai, vai, qui lo spawner. Vai, vai, scalza lo stre. Vai, ti copriamo. In azione. Vado io. In azione tutti. Rotto. Bravissima. Rompo tutte le ragnatele così facciamo i lettini. Brava, mi sa che ce n'è altri. Anche del carbone, lo prendo. Okay. No, male questo ragno. Ragni! Ok, questo è andato, fortissimi. Ma avvelenato. No, state attenti. Ok, ci vado io, Anna. Non mi picchiate, vi prego. Ok, tranquilla. Questo lo accrocco io di mazzate. Sto porco. Te, i ragni di caverna, peggio specie mai esistita nella faccia della terra. Prendo un po' di ferro? No, aspetta. Allora, il carbone. Vedo che tu distrattamente stai raccogliendo questo carbone senza dire una parola, cosa gravissima e sbagliatissima. Cosa? Pensavo che l'avevate già rotto. Ti sembra normale questo? Ti sembra carbone normale? È diverso. Ma quello non l'ho toccato, io ho è toccato un carbone questo gigante. Qui. Questo non sapevo cos'era, non l'ho preso. Queste sono vene abbondanti di carbone, dentro non c'è un solo pezzo di carbone. Tipo sei. Ma ce ne sono sei, quindi è super facile accumulare risorse qua in queste caverne. Per questo che vi ho portato. Ma queste miniere sono stupende. Ok, adesso ne abbiamo un po'. Possiamo iniziare a fare le torce e liberarci di un po' di mostri. Ma il problema rimane. Sento ancora ragni, Alex. Io ti ho dato un incarico. Ma sono ovunque. Ce ne sono ovunque, Lion. Anche qua sotto. Andate, io non devo sentire più sto rumore. Andiamo di ragni. Vado in ricerca. Cioè, se eccolo l'ultimo. Vi giuro, ragazzi, se continuo a sentire ragni, vi ammazzo. Aia. Vai, questo è morto. Ce ne sono tantissimi, è morto. Però Alex è morto. Chi se ne frega? Ragno, però. Chi se ne frega? Ok, il ragno è morto? Sono finiti? Sì, li ho uccisi tutti. Alleluia. Mi sembra di non sentire più rumori di ragno. Adesso. Meglio così. Oh, Alex, riprenditi i tuoi averi, mi raccomando, non sprechiamo niente. Sì, vado a prendere tutto, non ti preoccupare. E tu, Anna, vieni con me perché vediamo che cos'è questo bioma. Ci sono anch'io. Sono qui. Pronta. Ok, venite entrambi. Voglio vederlo sto muschio, che bello. Allora, c'è una pianta. Vorrei che fosse qualche roba da mangiare. Tipo datteri, ma magari. Ma Cecilia lo è? No, sono... Non c'è anche la terra, però. Secondo me non è da mangiare, però, eh. La terra è buona, la terra ci serve, credo. Non è terra. Non è terra. No, è muschio. Muschio questo, muschio. Questo qua è aspetta, stante. È buono. Il muschio è fresco, quindi qui è fresco, è bello da starci. Sì, finché il sole non brucerà i primi strati della terra, questo posto rimarrà sicuro, diciamo. Per il momento, comunque, abbiamo pulito. Torniamocene indietro alla nostra base e vediamo che cos'altro possiamo ottenere. Possiamo iniziare a bruciare il primo ferro che abbiamo raccolto, sistemare un po' di cose. Per ora siamo messi molto bene. Allora, fare lettini. Alex, prenditi stascia, pulisci sta roba, fai una bella salita precisa che salga dalla nostra casa, così ordinata. Anche qui, perfetto. Faccio tutto io, non ti preoccupare. Va bene. E io intanto metto a sciogliere un pochino di ferro con il carbone. Ti serve l'acqua. Secondo me comunque con queste gemme che abbiamo preso, kunzite, ametista, qualcosa di bello ce lo fai. Zircone. Per non parlare poi del fatto che io in giro ho visto altre gemme, tipo quella lì azzurra che c'è là sotto. Che cos'è quella? Ma non è diamante? Non mi sembra diamante, è più... È un po' più scura, mi sembra tipo topazio. Oh, qua non sotto ho visto il diamante, guarda qui. Credo sia zaffiro. Là sotto. Urca, sai che non sei so. Sei sicuro che quello è diamante? Vale la pena vedere non se è diamante. Non è diamante. Attenzione. Secondo me non attenzione. Lo è.
Allora, tu hai avuto un incarico, non ho capito perché. Sì, stavo pulendo e volevo vedere se era diamante quello vero, capito? Io non ho capito perché mi giro dopo averti dato un incarico e ti vedo alle mie spalle. Sinceramente vorrei che tu me lo spiegassi, perché stavo facendo un incarico che tu mi hai dato, però mi hai detto diamante e tipo le mie orecchie si sono addrizzate, capito? Quindi io faccio un'altra cassa. Allora, ascoltami bene, se tu fai addrizzare un'altra volta le orecchie dopo che io ti do un incarico ben preciso, no, non lo faccio. Ti assicuro che le tue orecchie saranno l'unica cosa che si addrizzeranno il resto della tua vita. È chiaro il discorso? Lion, scusa, posso affidarmi da sola un incarico? Dimmi che cosa vorresti affidarti. Andare a cercare altre ragnatele per fare i letti. Va bene, però io ne ho già un bel po', mi sa che ce l'abbiamo. Tieni. Quante ne hai? Dammelo un po', io ho già 5 occhi di lana. Dai, buttiamo tutte quante le ragnatele ad Anna, che lei le piacciono molto. Basta che fai un paio di lettini ad Alex, lo facciamo dormire in un altro paese che non ci piace. Terra, no. Ok. Ma di qua come scendiamo? Allora, di qua ci vuole una bella tattica, Stre, secondo me. Secondo me possiamo... Che tattica è? Allora, te lo spiego subito. Tattica dell'ammorbidimento della caduta. Perfetta, ah, perfetta. Sembrava un po' doloroso, sai? Non lo era, non lo State era. State attenti. Adesso, con tutta la calma del mondo, senza sprecare troppa terra, il signor Lion se ne scende qua sotto. Non seguitemi perché è una missione pericolosa questa qui. Ma Lion, ti prego, devi stare attento. Stai tranzolla, femminuccia mia, perché adesso io qua scatenerò l'ira di Poseidone per rubare questo diamante. Se non è diamante, poi... va a finire male, per qualcuno. Ah, mostrè, sa che va a finire male per me, scusate. Secondo me non è diamante sta roba, eh. Cioè, s'assomiglia, però. Vediamo. Era diamante! Oh mio Dio! No, vabbè, che bello! Siamo Abbiamo già trovato il diamante! Ok, e non poco anche. Ma c'è dell'altro qui sotto! Che cos'è questo? Che cos'è? Alla lava. Iolite, non so cosa sia, ma cos'è buona. La iolite? Bella, sembra bella. Ricca, sembra ricca, ci piace. Iolite. Dobbiamo fare qualcosa di bello. Sì, sì, una bara per te, così ti levi dalle balle una volta buona. No, eccessivo, eccessivo, ti chiedo scusa. Esissimo. Ti voglio bene qualche giorno. Grazie, ogni tanto, non sempre. Ho fatto i lettini e li ho fatti anche colorati perché sopra avevo preso un botto di fiori. Brava, ma adesso io, guardate cosa farò. Per risalire facilmente userò l'anello di Alex con la levitazione. No, ti voglio vedere volare. Però, voglio vedere. No, 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 non è buono, non è buono. Aspettate un attimo, non perché... levitare sopra la lava per cortesia. Ah, ok, perché dura ma poco. Ma sei sicuro che funziona? Funziona, funziona, però io bisogna delle scalette usarlo. Se vuoi. No, stai buono perché devo usarlo con cautela perché qua. Ma che ti sbuco il pavimento? No, no, aspetta un attimo. Sembra pericoloso. Ok, tranquilli, tranquilli. Eccolo. Bala, grande. Ok, uso di nuovo, adesso arrivo, sbucatemi il paio, sbucatemi il paio. Questo è, Elisa? Ok, sì, vai. Precisa proprio. Mamma mia, togliti! Che brutto sei! Brutto! Vola, vola, la pemaia, vai, vai, tappami, vai, 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 vai. Grande, così non grande. Sì, abbiamo vinto. Ok, che geni che siamo allora bravi. Adesso devi scegliere dove mettere i lettini. Allora, camera da letto per tutti noi. Fammi vedere un po'. Sei riuscita a colorare un lettino, che brava. Bello, tutti mi piace. Tutti i lettini. Aveva preso i fiori. Sì, non hai idea di quanti fiori ho preso. Senti, era importante che bello. Beh, in realtà non era proprio l'urgenza numero uno raccogliere i fiori. Lo so, però... per me lo sai che è la mia urgenza. Dai, va bene, va bene. Fammi vedere un po'. Dammi il lettino tuo che te lo sistemo. Questo tuo lettino. Dammi anche il mio tuo lettino. Ok, allora faremo due camere da letto. Uno per le persone importanti. Belle. E uno per le persone... No, per i gatti, per i gatti. No, non siete solo no, gatti. No, dai, non siete anche guarda, persone laggiù brutte. C'è ecco. Un altro corridoio chiuso. Ok, abbiamo dell'altro Usiamo legno quello. A disposizione. Sì, dammene un po', per favore, perché l'ho un po'... Te ne ho 10 pezzi, se poi ne prendo altro, Va ecco bene, qua. Va bene. Che tristezza, ci siamo ridotti a rubare il legno dalle miniere abbandonate. Anna, oh, senti, funziona. Prendiamo quel che troviamo. Buttiamo le risorse. Guarda, Anna, dove dormiremo io e te? Qui. No. Vista ma lava. No. Perché? No. Bellissimo. No. Perché ti alzi e finisci di sotto. Ma no. Me... Ma no, adesso faremo le fence. Questo posto qui, guarda, è una camera da letto. No, 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 non mi piace, non mi piace. Vista sul lago di lava. No, è veramente dire ti prego uccidimi. Grazie, adesso. Alex. No, no, guarda, guarda Anna, guarda, Vedi? Non mi sembra molto sicuro. Hai visto? Così non cadiamo, Anna, hai visto? Cioè, giustamente io non ci credo. Lo metto anche al tuo lettino, ecco, hai visto? Qualcuno lo provi. E loro dove dormono? Adesso pensiamo anche io a loro. Dormire qua. Allora, va bene? Dammi i due lettini dei poverelli, eccoli qui. Dunque, vediamo. No, no, non lì, ti prego. Dai, buono, vedi che ti trovo un posto perfetto anche a te. Va bene, proprio. Se fai il letto castello? No, 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 ti prego. No, vabbè, così è eccessivo effettivamente. Troviamo un posto migliore. Dunque, per i gattini possiamo metterli a dormire.
tipo qui dietro, così non li vediamo troppo, va bene? Ma scusami, noi a picco sulla lava e loro con le chiappettazzi tubo. A me piace. A me piace, prendiamo questo posto. Beh, guarda che il nostro Anna è suggestivo, però, è molto suggestivo. Così, vedete, così uno odora i piedi dell'altro, perfetto. Che schifo. Poi all'evenienza sistemeremo meglio, ovviamente, le cose. Per il momento è tutto un po' provvisorio, un po' povero anche, però siamo qui da poco. Però siamo messi benissimo, Ok, ok, allora Alex, non rovinare la caverna perché ti rompo le gambe, Noi abbiamo bisogno di acqua, è urgente proprio. Senza acqua non c'è cibo, senza cibo non c'è acqua e senza acqua e cibo si muore di fame. Quindi io ce l'ho del cibo. Allora, dobbiamo anche trovare un posto, grazie. Non è cibo questo, vabbè. Dobbiamo anche stai zitto perché ti rompo. Quante volte ti devo dire che ti rompo le gambe prima che tu stia zitto? Scusa, vuoi le gambe? Vuoi che te le rompo? Non lo so, devo procedere. Io toglierei il lettino. Ti tolgo il lettino, Ti tolgo il lettino, Ti mando, che ti rimando fuori al sole gigante. No, non puoi farlo. Lo sai cosa sta succedendo adesso là sopra? Immagino. L'erba sta iniziando a carbonizzarsi. Gli animali come non ci sono più. Niente più animali. Gli alberi stanno iniziando a bruciare. L'acqua si evapora. Sta diventando sole. È finita. Quindi, noi usciremo, ovviamente. La prossima volta noi usciremo per vedere con occhio quello che sarà successo là sopra. Però vi dico, non sarà un bello spettacolo. Anzi, al contrario, sarà orribile. Quindi preparatevi gli occhi perché sarà una cosa veramente brutta. C'è anche altro. Raga, guardate là sotto. Quel blocco piccolo, tutto azzurrino, sotto. Cos'è? Lì. Quello è diamante. Tipo 10 diamanti. Concentrato, lì ci non sono un botto di diamanti. Dobbiamo prenderlo per forza, Missione estrema per me. Se mi vuoi bene, me lo fai prendere a me. Sei impazzito? Potrei morire. Potrei morire. Però dove ci muori? Lion, no, è sbagliatissimo. Blocchi, piazza, blocchi sotto di te, ti prego. No, non posso. È finita. No! Tutto bene! Sono come vivo! Mamma mia! Quanti cuori hai? Uno, ma è buono. No, muori. No, non muoio mai. Sono troppo non immortale. Guardate qui questa cosa rosa. Che cos'è? Questo mi sembra interessante. Prendilo. Era uno spinel. Beh, questo è il minerale di Anna, lo spinello. Oh mio Dio, che bello! Vuol dire anche altre cose, ma noi ci dissociamo. No, non lo diciamo noi. Perché quello vuol dire anche è anche un minerale, giustamente. È qua. Ed è molto ricco. Molto ricco. Bene, redstone? Redstone. Vabbè, questa è normale. Adesso il diamante concentrato. Oh mio Dio! Wow! Ne abbiamo 10 di diamanti, ragazzi, metti che abbondanza. Ma intorno alla lava, se no finiscono nella lava. Va bene. Beh, questo mondo minerario, ragazzi, devo dire, è pericoloso però. Non è mica male. Vediamo subito. Oh, altro diamante. 11 diamanti. Porca miseria, siamo ricchi. Ti prego, torna su ora. Che abbondanza per te. Allora, facciamo bene un bel discorsetto. Se vi piace questa serie, dobbiamo continuarla. Sì, no, spetta voi. Scrivetecelo nei commenti. Lasciate un pollice in su se vi va proprio di supportarla per assicurarvi in un prossimo episodio. E noi ci vediamo stasera in live. Da Lion, l'Apocalisse Solare, i suoi amici un po' disperatelli. Out. Ciao.